diretta. È iniziato il video in diretta. Se volete seguirlo, cliccate. Ah, che... ma adesso arriva. Aspetta, che il pio. Non ho messo il profilo pubblico. Vabbè, non importa. Io le cuffie me le metto lo stesso perché devo sentirmi quando parlate. Tac, ok. Quando inizio a parlare va via l'audio, fa così. E quindi voi seguitemi, eccetera, eccetera. Ok, pronti, partenza, quasi via. Aspetta un attimino. Pronti? Sì. Oh! Si mi piace! Coscritti 2000 cavalli! Sì! Fate un sulle mani, un applauso, non so, che fate come nei video di YouTube delle grandi, dei grandi concerti, quelli hardstyle, hardcore, eccetera, eccetera, ovvero donne sulla maglia, no? Cioè, sì, si può fare, no? Giusto che le donne sulla maglia, poi scopriamo che sotto c'è la canottiera di lana della nonna, perché era interna, che gli uomini giù i pantaloni, meglio di no, perché la mutanda con la sgommata non si può vedere. Con i consigli di 2000 cavalià quest'oggi in studio, oggi faremo tanto bordello, ovvero iniziando con Ken e Sani 2000. Sulle mani! E lo so, devo mettere due strobo, due luci, devo fare una cosa, devo togliere la padella della cantina qua perché non ci sta bene. Che... però va, è vero che... ma siete tutti di Cavaglià? Sì, no, boh, forse che sì. Che... cioè, lui è di Cavaglià, sì, perché l'ha detto con la pancia in dentro e il petto in fuori. Detto, io sono di Cavaglià. Lei non è di Cavaglià, invece? No. Dorzano, Roppolo, Salussolo o Viverone? Santiago. Che cavolo fai? Fai... hai fatto modificare volantino? No, no, per uno solo di Santiago, cioè, allora cambia residenza, esatto. Non si può, domani nell'anagrafe cambia residenza. Tu sei di Roppolo, adesso te ti fai identificare come Cavaglià, giusto? Cavaglià, hai Cavaglià. Ah, c'è una di Roppolo, ma Salussolo a Dorzano... Non c'è una posta in macchina. Chi è l'autista? Io. Sei l'unico che ho scritto con la macchina. Cioè... sì. Ma più o meno. Non diciamo in giro perché poi lo aspettano di fuori con la paletta. Che... dai, iniziamo con Ken e Sani 2000. Adesso potete parlare tranquillamente, tanto vi sentono solo su YouTube. Allora cantiamo qua. Okay. Sì, su YouTube si sente sempre tutto quello che dite, perché non si spengono i microfoni, non si accendono e via. Minchia, quando era venuto. Dai. Tanto. Non puoi dirlo su YouTube. Non puoi dirlo su YouTube. Dai, non importa. C'è anche Instagram. Allora. Sì, non puoi neanche dirlo su Instagram, non puoi dirlo da nessuna parte. Gigi Dagra, morto giorno. Chi è il portavoce ufficiale dei coscritti? Chi è quello che parla per Davide. Primo? Ah, Davide! Quello che deve fare il... deve leggere il volantino. Davide. Ma sinceramente non è che ci sia tanto da dire. Ma sì, dai, devi dire venerdì, sabato, domenica, o meglio, chi arriverà la domenica? Chi arriverà la domenica? Esatto. Non si sa chi arriverà la domenica. Ma speriamo tutti che è la maggioranza. Se non siete morti, se non siete defunti, se siete ancora vivi, proverai. Ah, sai, con le serate che vi aspettano, venerdì, ma sabato è devasto totale. Vabbè. Lei è carica, la vedo. Io che è carica. Cioè, la festa. Io non vedo l'ora che siano i coscritti. Sì. Ah, ma tra una settimana quindi sarà pronta? È già. Va bene, ok, no, ciao. Tra una settimana a quest'ora saremo nel letto. Va bene, ciao. Ma tu voti? Non credo. Sì. Allora. Ma secondo me no, raga. Io sarò lì a prepararmi le docce, cosa mi metto? Alle 2 del pomeriggio? Certo. Alle 2 del pomeriggio di che giorno? Di giovedì sabato prossimo. Ah, dai che ci siamo. Con i coscritti 2000 cavalià, battiamo su quel tavolo, dai! Sapete che voi battete molto in maniera fine sull'alluminio, perché generalmente arrivano gli altri e battono con la mano aperta e secca sul compensato, e poi esce fuori il trucciolato da sotto. Perché... fate una prova al trucciolato, dai, pronti? 1, 2, 3,
così va, così va. Allora, il portavoce ufficiale dei Coscritti 2000 CRV, anche se effettivamente ne manca qualcosa di questo CRV, che, cioè è l'abbreviazione che c'era anche lì su Instagram, come faceva a fare C, che sarebbe Cavaglià, R, che sarebbe Roppolo, V, che sarebbe Viverone, poi ci sta ancora Saussola, la S, Dorzano D, CRV, SD, un casino. E la tradizione è quella, dai, simpatiche. Allora, Davidino, tu devi parlare di quello che è la locandina dei Coscritti, che la facciamo allora vedere. Questa è la locandina. Venerdì sera. Vai, venerdì sera. Alle 9:30 tutti al Beverly. Ok. Tutti al Beverly. Sì. Ci sarà la presentazione dei Coscritti alle 10:30 e dopo ovviamente... Quanti Coscritti ci sono? Perché qua c'è un elenco infinito proprio. Che... Una cinquantina di Coscritti, ok, perfetto. Tutti col foulard, tutti vestiti bene eleganti, perché si sa che c'è la presentazione dei Coscritti, cioè sì, ragazzi, che... cioè si entra da fighi, è vero? Okay. Sì, sì, non sì, ingresso sì, modello, mi butto giù per terra o cose così, no? Okay. Cioè giacca e cravatta gli uomini e vestito elegante le donne, vero? Okay. Anche uguali. O meglio, Davidino si veste da donna. Sicuramente l'oggetto. Sì, vero, si può fare, si può fare. Allora, comunque, con l'ingresso dei Coscritti e poi si balla con la Due Gran Paradiso. Ricordiamo il Beverly Hills venerdì notte, giusto? Venerdì. Poi, sabato notte, che succede? Sabato notte andremo in quel di Garlasco, alle rotonde. Sì. E se c'è qualcuno che vuole venire con noi, basta che... contattissimo. Sì, difatti, no, poi tranquilli che un posto si trova sempre da qualche parte, cioè, nel baule del pullman c'è, dai, al posto della ruota di scorta, togliamo la ruota di scorta, via, e si mette qualcosa sotto, no? Perché c'è il disco party della rotonda di Garlasco, giusto? Sì. Ok, alle 4:30 ritrova l'uscita della discoteca, partenza per il rientro, quindi alle 4:30 si rientra, mamma mia, che... alle 6 si arriva, alle 6 si arriva a Cavaglià, io qui voglio sapere che cosa succede dopo le 6. Colazione. Dove andate a fare colazione? In 50 Coscritti ubriachi. Il problema è quello, cioè, non sono tre persone, sono 50 Coscritti ubriachi. Praticamente fate aprire i bar di Cavaglià, dite aprite tutti i bar. Ma tanto ce ne sono. Okay. Giro, non mancano, giro cappuccio brioche o giro aperitivo? Perché sai, magari. Ma dipende. Da definirsi. Aspetta, Davide, tu stai facendo portavoce, ma in realtà quella che ha più voglia di fare quella serata lì è la coscritta che si chiama Veronica. Che di Santiago si è imbucata. Si è imbucata a Cavaglià. Giusto, okay. Perché non vede l'ora che siano le 2 del pomeriggio del sabato 13 ottobre per provarsi il vestito per andare a ballare le rotonde, esatto, giusto? Esatto. Che è già presente qualcosa? Di quella... no, devo ancora pensarci. Almeno l'hai già comprato il vestito, sì, quello sì. Nei 2, 3, 4, 5, quante ne hai? 3. Ah, quindi lei dalle 2 del pomeriggio alle, aspetta, 10 di sera, arriverà ovviamente in ritardo alla fermata del pullman come ogni donna che si rispetti. Dimmi un po' il colore dei vestiti, dai. Allora, nero. Vedi che è preparata lei, cioè, noi siamo parlando con Veronica di Santià, che ha comprato il vestito nero elegante, giusto? Okay. Corto o lungo? Apri la porta del bagno, c'è la scotta. Sì. non si può dire. Ok. Uno nero, uno rosso. Uno rosso e uno bianco? Blu. No, blu, ok, perfetto. No, bianco no. Ma come lo riesci a scegliere tra i tre vestiti? Non lo so. La prima cosa devi capire di che tessuto è fatto, perché deve reggere la sboccata del soldato. Se lo compri di sette è un casino, perché se la vomitata non va più via. No, difatti, il cotone, troppo cotone, non va bene, perché poi rimane l'alone. Devi comprare un cotone lavabile o qualcosa del genere. Allora andrò a cercare un altro vestito. Domani vai a comprare il vestito che l'ho fatto in nylon. Esatto. Ok, tipo sacco di immondizia. Esatto. Metti sopra, sei a posto. Okay. No, deve già la sboccata, scusa, perché comunque se la notte si beve tanto le rotonde, vero? Ma speriamo di sì. Dai, su, cioè, d'altronde che... e chi c'è le rotonde di Garlasco? L'importante è andare alle rotonde, poi per il resto che... è vero? Sì. Allora, adesso mi devi dire quello che è il vestito blu, perché non vuoi metterlo, cioè... perché non voglio mettere il vestito blu? Dai. Perché non voglio essere simile alle altre. Cioè, sono tutte in blu? Voi siete magari in blu, qualcuno no? C'è in blu. Un colore. Il nero c'è? Voi ce l'avete nero il vestito? No. Blu? Tu? Non si dice. Ah, ma perché è proprio una cosa seria a questo punto. Vabbè, dai. Arriviamo alla domenica, scusami. Cioè, Veronica, se sabato notte vomiti, se la domenica, se la domenica mattina è vestito sporco dal collo si fino alla cinta, si sa già perché. Ok, dai. Quando vai a far colazione al bar, prima cosa ti infili in bagno, ti asciughi tutto quanto, bravo, così ti lavi, ok. Portati un altro vestito in borsetta, si sa mai, no? Okay.
Arriviamo alla domenica, giusto? La domenica quando parte? Dal mattino o quando? La domenica partirà dal mattino alle 6, sì. Da quando arriviamo. Ok, ok, ok. È bella questa cosa perché domenica mattina se bisogna, dovete anche andare a messa, immagino. Sì, sì. Sì. Generalmente quando si dà l'ostia uno dice sto per vomitare. No, ti prego. Oppure bianco paglio dici devo proprio mangiarla, no? Non va bene così. La domenica mattina c'è ritrovo per i bar di Cavaglià, per il classico colazione aperitivo sboccata da vicino, così, ok. E poi si va a mangiare dove? No, prima c'è la messa, scusami. La messa tanto la fa il prete. Quindi il coscritto che si rispetta va messa con gli occhiali da sole, giustamente, e la coscritta anche con gli occhiali, così, perché bava la bocca che scende un po', così. E vomito sul vestito. Vomito sul vestito, ok. Oppure vestito di scorta in borsa, così. E poi dove si va a mangiare? Qui ho rito, dai. Alla Caliera. Alla Caliera. E lì, e lì, sì, dai, vai. E lì finirò. Alla Caliera voi non lo sapete, ma pronti in magazzino le varie croci con i nomi scritti sopra, no? Per i defunti della giornata lui ha già scavato i vari buchi dicendo ce ne sono abbastanza, la croce c'è già, i vari funerali della domenica pomeriggio. È l'anno scorso. Sì, no, difatti. Sai, lì vicino c'è il cimitero, mi porta diretti via, no, no, sto scherzando, dai, che c'è la Murtu Jour e poi dopo partiremo con l'intervista con scritti, dai. Oh, ok, vedete che non è tanto difficile. Fine, salva, adesso queste vado.